Ritrovati alla puntata 682 di Runners, la numero 3 di questo 2017, la numero 19 di questa quindicesima stagione di trasmissioni, tanti eventi da raccontare, da presentare, ma anche un evento da, uh, da, da, di cui abbiamo già uh, avuto l'esito e vedremo le immagini, anzi possono partire le immagini della gara di Campi Bisenzio, eccolo qua, Stadio Zatopek con eh, questa 36esima edizione del trofeo San Martinese, 24esimo trofeo Martiri-Valibona, 28esimo trofeo Cop, 13esimo trofeo Enrico Camangi, Organizzazione Atletica Campi Universo Sport, New Balance che con eh, Mugnaini che abbiamo qui in studio eh, è presente, abbiamo oggi anche l'assessore allo sport del comune di Campi, eh, Bisenzio Roberto Porcu, perché ci sono Importanti novità, prima subito per questo resoconto introduttivo la parola a Riccardo Bicchi della Tetica Campi Universo Sport. Torna a questa manifestazione con grande successo, nonostante la concomitanza con tantissimi eventi, numeri importanti anche quest'anno. Riccardo Bicchi. Sì, anche quest'anno, eh, buonasera a tutti, prima di tutto, anche quest'anno abbiamo avuto un numero buono di partecipanti, nonostante. Eh, come dicevi tu, altre manifestazioni in programma, nonostante le previsioni del tempo che addirittura eh, prevedevano neve per la, la sì. mattina della corsa, e diciamo ci ha penalizzato rispetto alle edizioni precedenti: più che altro per quei podisti che venivano magari per la passeggiata, per la non competitiva. Eh, poi per il resto è andato tutto bene e dicevo proprio delle previsioni del tempo che davano neve e a tal proposito, ehm, a tal proposito dicevo, eh, mi piace ricordare anche, eh, diciamo, fare un discorso di solidarietà per le persone del centro Italia che eh. sono rimaste sotto la neve per diversi giorni, cioè dopo il terremoto hanno avuto anche la neve. Diciamo, diciamo... 800 partecipanti che ci rendono notevolmente soddisfatti per la partecipazione a questa manifestazione. E qui vediamo lo schieramento di partenza davanti allo stadio Zatopek, impianto che ormai insomma, è un po' il cuore mm. dell'atletica naturalmente a Campi Bisenzio, <ride> ma di cui parleremo fra poco perché con l'assessore Porcu racconteremo di questa novità che sta per essere varata. Non sveliamolo ancora, do la parola prima a Mugnaini per farmi raccontare un po' l'allestimento, il clima, da te che poi tra l'altro appunto le vivi in tante, in tante sottospecie queste situazioni, in tante, in tante sfaccettature. Sì, buonasera a tutti. E noi come sponsor tecnico New Balance siamo al quarto anno di collaborazione con l'Atleta Campi e devo dire che è nato sin dalla prima edizione che eravamo presenti noi una, una forte collaborazione anche nei giorni precedenti alla gara. Anche quest'anno i numeri sono cresciuti, come ha detto Riccardo, 800 partecipanti, è un buon numero, pensando che nello stesso giorno ci sono più eventi nella... nella in Toscana si può essere contenti del numero di, di, degli arrivati, anche noi come sponsor eh, si, si punta a questi, a questi eventi dove c'è maggiore numeri di presenze. 15 km tutti pianeggianti con eh, il gruppo, le immagini sono di Linda Betti che è già partito, si sta muovendo, Saider Mili lo vediamo in maglia azzurra, Sornione, lui che aveva vinto una maratona a Parigi qualche decennio fa. Eh, è lì che controlla un po' tutti, c'è anche il passaggio, no, Riccardo eh, del Trofeo Camangi dopo pochi chilometri... Un quinto il quino... chilometro! Quinto chilometro, quindi a un terzo di gara c'è il traguardo volante che appunto assegna questo prestigioso riconoscimento, per il momento si studiano un po' tutti e poi vedremo quello che succede. Allora abbiamo detto stadio Zatopek, poi vedremo l'allestimento ma eh, subito do la parola all'assessore Roberto Porco, l'assessore allo sport del comune di Campi Bisenzio perché c'è questa situazione che era nell'aria da tanto tempo nel corso delle nostre puntate facevamo sempre un po' il punto e anche degli eventi dal vivo e invece ci siamo a questo grande annuncio che abbiamo fra virgolette l'onore di dare noi qui a Runners anche se avevamo dato a voce per i presenti il giorno della gara che cosa succede? Sì Carlo, buonasera a tutti. No, cosa succede? Ormai si sa, è da tempo che stiamo lavorando sul rifacimento delle, dello stadio Zato, perché? perché è un impianto, come dico sempre, ce ne sono solo 5 in Toscana e non si poteva lasciare un impianto in decadenza, non per volontà ma anche perché mai era, diciamo, vetusto come impianto e verrà, eh, verrà rifatto tutto, sia parte della pista, l'impianto elettrico, l'impianto idrico, questo perché? Perché parte era nel progetto de, 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 del nostro programma elettorale rimettere in piedi lo ZATAC, ma soprattutto per dare, prima di tutto, eh, una sicurezza a Kilobazzica, perché un impianto come quello dove hai tribune mezze chiuse e le risposte diciamo, agli atleti che alle volte acqua calda, acqua ghiaccia, non si sa mai com'è, comunque diciamo... A breve inizieranno i lavori, via, arriviamo subito al sodo. Interventi per 160.000 mila euro circa che renderanno diciamo, a nuovo l'impianto già. Quindi, non soltanto la pista che era una delle cose di cui si parlava, ma c'è proprio una ristrutturazione, un restyling importante, completo di tutto l'impianto. Sì, sì, sì. E poi noi, come amministrazione, puntuali come sempre, perché abbiamo sempre detto che sarebbe stato rifatto nel 2017 e vediamo che insomma. Vedremo che a giorni inizieranno i lavori. Ora si parla, penso, di Cade più contatto. Si parla di una settimana, 10 giorni al massimo. Sì. Verranno iniziati i lavori. Martedì, ecco, se, no, se non vengono diciamo, ritardi, ci sono dei ritardi, dovrebbero essere consegnati i lavori alla ditta. Poi parleremo con la ditta e vedremo qual è la tempistica per ristrutturare tutto. Beh, Ora eh, ci terrei a precisare che. Gli interventi su, sull'impiantistica sportiva a Campi non è solo lo Zato, perché abbiamo fatto sì, un investimento di circa 400 mila euro. Perché, oltre allo Zato, perché, permettimelo Carlo a certo. questo punto di dirlo, verrà fatto il bocciodromo nuovo, piste e copertura, verrà fatta una copertura sulla pista di pattinaggio, dove ci sarà un pattinodromo comunale e non magari eh, parcheggiati in dei capannoni adattati sempre a norma di legge però non hanno l'identità giusta, verrà fatto diciamo, un playground, non proprio, non è che vi ha fatto un, con il classico playground la rete e due canestri, ma all'interno del cortile della scuola Matteucci verrà fatto uno spazio polivalente dove potranno giocarci a pallavolo e cosa, però in piena libertà, dove lo sport di strada potrà essere praticato lì all'interno. Ecco, questo è un altro aspetto importante, perché comunque bisogna adeguarsi anche con con le tempistiche attuali, cioè è richiesto da tempo e ogni diciamo, mh, ammin buona amministrazione deve tenersi a passo da tempi. Il playground è qualcosa che ogni, ogni comune deve avere. Se questo secondo noi, ecco, noi abbiamo ritenuto opportuno, è un altro intervento. Diciamo, diciamo che lo sport libero però incanalato in delle strutture sicure, in sicurezza, messe in, in sicurezza. Certo, certo, anche codificate. perché quello, quello è obbligatorio, uno anche perché ti viene richiesto e non potresti farlo. Soprattutto siamo soddisfatti e non del tutto, eh, perché poi dove la va bene, io sono ottimista per eh. natura, si può migliorare, però eh, io come esempio i bocciodromo erano dieci anni che aspettavano questo intervento. Ora per quanto riguarda noi quattro, però erano dieci anni che aspettavano questo intervento. Sì. Lo stato Zato perché 4 e non avevamo un pattinodromo, ecco, interventi importanti. Però, però diciamo la giostra gira ancora non è detto che sia finito così perché per me manca ancora un 15% per essere soddisfatto. Quindi ci potrebbero essere ancora ulteriori novità. Intanto con favore e con eh, piacere accogliamo questo annuncio e appunto rilanciato la nostra trasmissione. Siamo particolarmente orgogliosi così poi dopo. Eh, appunto, si potrà seguire tutta la, la tempistica, ragioneremo naturalmente anche nel corso delle prossime puntate su quello che starà succedendo e che sta succedendo. Naturalmente, Riccardo, voi che organizzate manifestazioni di atletica eh, aspettate la fine dei lavori per prendere in considerazione eventualmente per la seconda parte già di stagione di questa stagione qualche manifestazione mm. da organizzare? Sì, come sai, Carlo lì all'usato perché sono sempre stati eventi di una certa importanza anche a livello nazionale. Noi speriamo se il tempo ce lo consente anche per la seconda parte della stagione di fare qualcosa di importante. Sì, Carlo, permettimi di aggiungere una, una postilla diciamo, a quello che hai detto. Eh, vorrei ringraziare soprattutto, a parte eh, tutti i colleghi di Giunta che hanno supportato tutti questi interventi, perché insomma poi non è che sono... Non è una sciocchezza, ecco, sono interventi importanti. Intanto il sindaco Emiliano Fossi era alla partenza anche il giorno della gara. Insomma, sempre presente sempre aveva presente. confermato questa disponibilità piena. Certo, no, ora stasera non c'era. Doveva esserci l'assessore Nucciotti, però alle 7 l'ho sentito e insomma, alla febbre purtroppo ne poteva venire, però voleva arrivare proprio l'assessore Nucciotti e vorrei ringraziare pubblicamente perché insieme a me ha seguito tutti questi passaggi del credito sportivo che purtroppo hanno le loro tempistiche, ma soprattutto gli uffici, perché dal momento che abbiamo dato l'input non hanno mai smesso di lavorare per poter realizzare, cioè per poter recepire e progettare in tempi brevissimi se poi, perché gli altri interventi la richiesta è stata fatta. Se non erro, quattro mesi fa, e sono già pro eh, progetti già tutti accettati da Credo Sportivo. Ecco, il ringraziamento va soprattutto a loro che moi, molte volte noi veniamo qui a, a manifestare no? diciamo, il benessere degli interventi, ma poi certo, dietro il, il sono dietro sono gli dipendenti eh, e alle volte struttura mettiamo struttura anche sotto stress. un che funziona al di là dell'aspetto della fra virgolette politico anche strutturale sì, l'abbiamo sì, la sì, sì, sempre certo. visto anche durante le organizzazioni delle gare assessore ehm, allo sport sì ma poi c'è anche eh, Salvatore Gazziano responsabile degli uffici sport onnipresente. onnipresente eccetera eccetera è tutta una struttura che ci state dicendo funziona e non potrebbe essere diversamente visti i tempi che ci avete presentato anche stasera per questo progetto che appunto parte in modo così globale e eh, così articolato. Qui intanto Iliano il Strato, siamo nell'arrivo della gara che ha fatto la gara in monopattino, questa nuova specialità che sta prendendo sempre più piede, poi sentiremo un'intervista a lui. E, allora Riccardo, intanto abbiamo visto già qualche cosa per quanto riguarda l'aspetto tecnico della gara e abbiamo detto che tutto ha funzionato per il meglio, qui gli altri colleghi di Strato, protagonisti della Visvera, Gaprato eh, di ciclismo, ma in questo caso su monopattino. Ringraziamenti situazioni da, da definire, qui intanto arriva eh, Saider Mili che va a vincere in 52 32. Sì, come dicevo è andato tutto per il verso giusto perché quando insomma, arrivi poi in fondo alla manifestazione non hai avuto dei grossi problemi, rispetti tutti gli orari, eh, come sai nell'arco di un'ora noi riusciamo a fare tutte le premiazioni sia individuali che di società. Il ringraziamento va all'amministrazione comunale, ma va soprattutto anche alla pubblica assistenza sia di Campi e di Signa, che hanno dato un supporto per l'apertura di tutti gli incroci. Va al New Balance che ci ha arricchito il Parco Premiazioni, alla, alla sezione Soci Cop di Campi Bisenzio. Poi, ora rischio di, di dimenticare qualcuno, comunque, tutti quelli che hanno contribuito alla manifestazione è un grazie da parte mia, ma da parte di tutta la società. E quindi 6 d'ermili la Blaida che aveva vinto l'anno scorso 52 46 è stato secondo, Gaut Brachi e Badiani li abbiamo visti arrivare insieme con Badiani che ha vinto anche il traguardo volante. Eh, Soft Nicese Ristori Pierotti, Steffen Ennio Sarli e, e Riccardo Simi, Fausto Barbieri. Eh, Riccardo Simi e Fausto Barbieri primo e secondo fra i eh, veterani. Poi vedremo in 27esima posizione assoluta Angela Donatella Carpino del Fiorino che sarà la prima fra le donne. Allora Gianpaolo, avvento che c'era, ma questo non va impedito di mostrare un allestimento ogni anno più articolato, più scenografico. Sì, guardavo le immagini, Carlo, di, 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 appunto, pensavo al vento che ha tirato quella mattina e come dicevano i, i ragazzi d'arrivo, gli ultimi 4 km sono stati veramente difficili da correre perché erano tutti controvento. E anche, anche il mitico Said, che penso che ne abbia vinta. Più di 3 o 4 volte questa gara eh, all'arrivo ha detto: È stato difficile, il tuo soccorrere. Per quanto riguarda il nostro allestimento, penso che in uno stadio come lo Zaddovec ci si possa sbizzarrire di, 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 di montare striscione e vele per rendere ancora più bello l'arrivo e tutti gli atleti giustamente hanno, hanno bisogno di, di accogliere durante l'arrivo. Esattamente in pista si entra come nelle migliori tradizioni. Angela Carpino abbiamo detto, seconda è stata invece Emanuela Martinelli abbiamo visto con la maglia rossa della Sestini Fiamme Verdi. Questa invece è Francesca Biagini della Nave che sarà terza assoluta in 1 al 03 e 14. Sponsor vari che eh, naturalmente fanno bella mostra di sé. E conclusioni ancora per prima di vederci, ecco qua qui siamo alle premiazioni. Eh, ancora Assessore Roberto Porco, eh, c'è anche l'Assessore Ricci che tra l'altro ha corsa effettivamente eh, lì accanto, quindi ancora una volta di più sportivi anche in questo, a Campi Bisenzio. Allora, detto del, dello stadio, detto del restyling, diamo l'appuntamento per cosa, Assessore? Quale, quale facciamo il punto per, eh, a parte il, la verifica dei lavori, per cosa ci diamo appuntamento per, per il futuro? Ma Ma se, te lo dico io, no, se, no, se no Riccardo, io <ride> non preannunciamo cioè, nulla, no, ci sono già idee diciamo, di come realizzare un'altra struttura che andrebbe a chiudere il cerchio, diciamo, o meglio come uso il termine, a catalizzare diciamo, che è la struttura, la, la struttura sportiva del... De, del nostro comune perché eh, diciamo che abbiamo preso un po' mano ma proprio vi rendiamo conto che lo sport è una cosa importantissima e eh. qui diciamo si fa serio perché non solo ti dà possibilità del benessere della salute poter ma struttura figlioli a cultura un'aggregazione di ragazze stanno insieme certo e se te, tu non gli offri diciamo un, un buon prodotto un buon contenitore dove poterci entrare Oggi siamo collegati a tutto in maniera molto veloce e non puoi permetterti, al di là delle, poi ci saranno società più strutturate e meglio, però di poterti far scappare dall'amministrazione. Questo vuol dire che tu non sei in grado di offrirgli diciamo, una prospettiva sportiva. Ecco, questa è una cosa importante. Ecco perché noi abbiamo puntato molto sul rifacimento di tutte le strutture. Perché se tu non hai un'alternativa, poi non puoi dire che non hai un'ottima un società perché devi mettere anche in condizione le società di poter lavorare certo, bene. Contenitore e contenuto, insomma. Eh. Riccardo no, vanno il che grafico perché pari passi. Cioè investire nello sport non è una spesa ma un investimento quando eh. un'amministrazione comunale investe diciamo, nello sport. E questo è il messaggio. Questo è il messaggio e adesso ci vediamo come avevamo anticipato l'intervista a Iliano Strato che stava per partire col suo monopattino. Trofeo Martiri di Valibona, due atleti che gareggiano in monopattino, un po' i pionieri della specialità. Infatti, è la prima volta che la fanno la manifestazione in gara. Iliano, grande performance quest'oggi, un tentativo di portare questa disciplina che è già famosa nei paesi del nord e soprattutto anche in Italia. Sì, eh, grazie intanto Carlo e grazie per avermi permesso di partecipare anche oggi a questa manifestazione eh, in, con un mezzo alquanto diciamo, nuovo, eh, come diceva Carlo, eh, che però sta prendendo il suo successo. E questa mattina eh, ho il piacere di partecipare a questi 15 chilometri. Eh, dovevano venire qui anche alcuni altri footbiker, tra cui la Maria Turra di Milano e altri magari saranno presenti in altre occasioni perché sta, sono stati impossibilitati. E niente, per il resto ho Il piacere di partecipare questa mattina anche con un altro amico Mirko Amerini e, e insieme faremo questa esperienza. Grazie. Tutti alleni su, questa, su questo trabiccolo che sono di, di vario tipo tra l'altro. Sì Carlo, tra l'altro ho iniziato con questo piccolo come vedi e diciamo eh, da grande soddisfazione, un buon allenamento anche perché io vado in bici come sai e lo trovo, lo trovo valido come mezzo. E Allora fuori onda si parlava già, si buttavano giù di, delle idee, chissà che non nasca una struttura indoor per l'atletica a Campi Bisenzio a completamento di tutto questo progetto, vedremo cosa succederà. Intanto noi andiamo a parlare di corri con noi, cosa succede, cosa è successo, cosa sta succedendo. Eh, qui abbiamo Gianpaolo Mugnaini che ci racconta un po' quello che succede, qui siamo allo sferisterio delle cascine, club sportivo e quindi si è ripresa una certa tradizione. Gianpaolo, a te la parola, eh, nell'ambiente già si sa di cui, quello di cui stiamo parlando, ma insomma andiamo nel dettaglio. Sì, abbiamo ripreso un progetto eh, che stava portato avanti da altre persone negli ultimi tre anni che erano rimasti un pochino... In stand by, allora noi del Club Sportivo, avendo fatto parte di questo, di questo progetto negli anni precedenti, abbiamo pensato di portare avanti questo, questo evento ogni martedì. Che è chiamato Corri con noi. Dove ogni martedì facciamo un allenamento di 10 km, e un martedì andiamo per le vie del centro di Firenze, un martedì restiamo all'interno del Parco delle Cascine e questa è la, la novità di, di, di questo allenamento che è un allenamento tecnico e devo dire Carlo che questa, questa nuova, nuova formula di allenamento tecnico sta piacendo molto infatti i numeri di di abbonati stanno crescendo sempre, sempre più ogni martedì vediamo l'allenamento tecnico che cosa sta? L'allenamento tecnico sono sempre 10-11 km viene <coughs> fatto un allenamento tecnico dal, da Fulvio Massini che ha perso al treno quindi non soltanto Liguria. un tragitto un trasferimento ma c'è anche no, no, qualcosa no, di più eh, questo vuol dire? Sì, eh. un martedì no, la, due martedì fa abbiamo fatto 7 eh, ripetute da, da un chilometro eh. con eh, vari recuperi che ogni gruppo e farà Tutto sempre la sua, si... la sua andatura okay. che, che può, le, può mantenere questo eh, per far sì che eh, i partecipanti possano migliorare anche nelle prestazioni sportive la domenica e questo eh, ci sta portando molto, molto interesse di persone che si avvicinano alla corsa e di persone già atleti diciamo un po' evoluti e questo eh, a noi ci fa piacere. Esattamente, quindi c'è un po' di, di questo, questo nuovo taglio che, che diventa ancora più specifico ma non necessariamente appunto più eh, esclusivo perché poi tutti possono eh, partecipare perché ce n'è per tutte le attitudini. Sì, 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 ci sono per tutte che partiamo dal gruppo più veloce che parte a 5 km per finire a quello a 7 km e poi abbiamo anche il gruppo dei camminatori che... che che loro fanno dei tragitti, anche loro sono sempre accompagnati da persone qualificate che li fanno svolgere o l'allenamento o la semplice eh, camminata del martedì. Invece poi ci sarà a breve il terzo Cross Country al Parco delle Cascine, competitiva di chilometri 9,5, che è una campestre, non è una campestre, è una via di mezzo abbiamo detto, no? Sì, il 12 febbraio ci sarà la terza edizione del Cross Country, una, voglio, voglio ricordare una gara che nell'archivio del Club Sportivo veniva fatta a Firenze fra gli anni 20 e gli anni 30. Riscoprendo un po' delle, delle, delle vecchie fotografie e ci siamo, siamo seduti, ci cioè perché non ri, riproporre una, una gara simile eh, alle cascine? Eh, sono 9 km e mezzo su cui ci sarà 350-400 metri di asfalto e basta. Abbiamo dei passaggi. Lungo il percorso in dei punti del parco delle Cascine, che tutti i podisti saliranno alle Cascine, ma che non eh, passano di lì, per esempio dentro l'ippodromo di Bisarno. Mm. Che faremo due chilometri, dentro il circolo di tennis di Firenze. Insomma, si va a toccare i punti più storici del parco fiorentino in, in questa gara. E questi sono infatti i volantini. Naturalmente, tutto trovate sulla rivista Runners e Benessere. Noi ci fermiamo qualche istante ma poi fra poco riprendiamo ancora con Giampaolo Mugnini perché ha un'altra iniziativa da presentarci e poi proseguiamo ancora. Eccoci qua, intanto fuori onda fioccano le iniziative, Campi è in fermento, con, fra poco organizzeremo anche le Olimpiadi a Campi Visenzio, no questa è una, è una battuta, ma comunque ci sono delle situazioni che stanno nascendo anche fuori onda rugby, cross nazionale, insomma avremo modo di parlarne. Intanto ancora Gian Paolo Mugnani la parola perché il 25 di febbraio eh, c'è una sorta di trekking che anticipa un altro evento che è invece il uh, Terre di Siena Ultramarathon, San Gimignano-Siena 50 km, Colle Valdelsa-Siena 32 km, Monte Rigioni-Siena 18 km, questo è il volantino, allora riassumi anche questo uh, quest evento. Ma eh, Carlo, io qui sono in veste di sponsor tecnico. e tre anni che collaboriamo con eh, eh, questo importante evento che per noi ci porta tanta visibilità. E dove New Balance eh, è tre anni che investe, che dire, è una gara veramente bella, suggestiva. Arrivo in piazza del campo a Siena la dice tutta. Tre percorsi da, dalla, 18, dalla 18 km e parte da Monte Monteregioni, poi la 32 da, da Colle, Colle Valdezza Bolle. e la 50 da San Gimignano. Quindi tre partenze diverse sì. ma l'arrivo è in Piazza la, del Campo. L'arrivo è in Piazza del Campo e la 50 ripassa dalle due partenze delle gare più corte. Esatto. Insomma, anche, anche questa è una gara che fa numeri, diciamo quasi al numero chiuso, fa oltre 1.500... Eh, partenti, insomma sono son gare diciamo d'elite dove un po' tutti gli sponsor vanno a cercare questi eventi per avere la massima visibilità e noi siamo molto, molto contenti di farne parte. Comune di Siena naturalmente che fa parte dell'organizzazione insieme a tante altre realtà e, e lo ricordiamo 26 di febbraio con questo aperitivo, fra virgolette questa anticipazione del sabato questo uh, trekking con uh, visita alle scuderie del Palio di Siena, qualcosa di davvero interessante, www.terredisienaultramarathon.it per saperne di più, naturalmente su Runners e Benessere la rivista trovate tutto questo. Andiamo ancora ad un altro evento in presentazione, abbiamo ben tre ospiti per presentarlo, invece ed è una novità Assoluta all'Eco Maratona di Bagnarripoli con Maria Grazia Nardini, poi abbiamo il sindaco di Bagnarripoli, Francesco Casini e anche Giancarlo Forconi che si distribuiscono un po' gli interventi. Comincia il sindaco. Buonasera buonasera sì. a voi sì, è un primo evento questo che viene realizzato di tipo di Eco Maraton su Bagnarripoli, su percorsi suggestivi su dei panorami molto belli sulla città di Firenze, ma vissuti su strade, su colline che hanno visto anche la storia della città stessa, perché eh, qua ci sono stati passaggi veramente importanti della storia più medievale, ma della storia anche più recente. Quindi, insomma, ci contiamo tanto. Una prima edizione, quindi, come tutte le partenze, è una scommessa, ma su un territorio che sta vedendo sempre di più crescere eh, la voglia di, di podismo, la voglia di, di running e quindi insomma, ecco, abbiamo dato in qualche modo fiducia, supporto al gruppo podista di Grassina che ha voluto provare questa avventura. Io credo i paesaggi anche dai video che si vede in sottofondo dimostrano comunque che ci sia delle potenzialità importanti e quindi proviamo, scommettiamoci, quindi un evento sportivo e si unisce anche... Alla possibilità di promozione e marketing territoriale. E ecco, noi speriamo di partire bene perché le partenze sono sempre molto importanti, però, insomma, un evento che contiamo di non lasciarlo come episodio isolato e quindi l'amministrazione Monale vuole sostenerlo e supportarlo. Eh, vista anche la passione che c'è dietro e qui vediamo la data 23 di aprile qualche caratteristica 42 km con 1300 metri di dislivello positivo Maria Grazia Nardini appunto il presidente della Polisportiva che ci dà qualche nota in più tecnica Ma, soprattutto. Buonasera allora, noi abbiamo come gruppo podistico abbiamo preso il percorso già segnato su tutto il comune Ripoli dal gruppo trekking di Bagnarripoli ecco c'era già stabilito questo percorso e vedendolo, insomma, studiando un po' sulla cartina, abbiamo visto che era molto bello e attraversava tutte le varie, le varie, le varie zone del comune. E quindi abbiamo deciso di organizzare questa Eco Maratona. Le strade sono prevalentemente sterrate e la maratona si svolge su tre percorsi: tre percorsi, uno di 14, uno di 28 e 42. Quello di 14 è un percorso facile, insomma sempre sali e scendi. Quello di 42 andrà a toccare Fonte Santa dove mh, alcuni anni fa insomma, si faceva un trekking eh. e come si vede insomma, chi, chi farà questa gara vedrà dei paesaggi stupendi su Firenze. E è una gara abbiamo puntato molto anche sulle premiazioni perché eh, è molto premiata i primi tre assoluti su tutti e tre i percorsi hanno un premio a parte e poi ogni, eh, si premia eh, a partire da 20 anni, ogni 5 anni i primi tre arrivati fino a 70 anni e niente, i percorsi sono molto belli, basta vedere tutte le vigne certo. e ora vi passo Giancarlo che è l'esperto, quello che segnerà il percorso è l'esperto dei percorsi Giancarlo Forconi, percorso ma anche da lei un appello del perché oltre a quello che è stato già detto, la suggestione del paesaggio del, del vero motivo per cui si dovrebbe interessarsi e partecipare a questa grande manifestazione che... Promette di essere davvero di grande impatto. Sì, buonasera. Eh, Siccome sì, ha detto Maria Grazia, si tratta di tre percorsi che eh, ricalcano il, eh, i sentieri tracciati dal trekking di Bagno a Ripoli, Borghi e Colline Borghi e Colline proprio perché eh, attraversano tutte, eh, tutti i piccoli borghi del territorio di Bagno a Ripoli eh, borghi che eh, l'ha detto prima il sindaco Casini hanno fatto eh, la storia del, del nostro comune eh, si tratta di percorsi soprattutto in mezzo a, a vigneti, boschi, ci sono dei single track bellissimi che scendono giù da, da Fonte Santa e i percorsi appunto ripeto sono 3, uno di 14 km con 350 metri di dislivello quello di 28 km che eh, ha 950 metri di dislivello positivo e i 42 eh, km con 1350 eh, metri di dislivello. E... Allora diamoci, diamo un appello telegrafico per invitare ad iscriversi, a partecipare e anche magari diciamo dove eh, ci si può eh, preiscrivere o iscrivere già adesso. Le, le iscrizioni si possono fare sul, sia sul nostro sito che su, su, sul sito della TDS. Che vediamo tra l'altro eh, scritto. Eh, partecipare a questa, a questa manifestazione eh, per invogliare le persone è solo il fatto dei panorami che si, che si vedono percorrendo questi sentieri e può essere l'occasione per un weekend a Firenze, un weekend sportivo ecco. da legare appunto a questa manifestazione. Perfetto, siete stati esaurienti, precisi e tra l'altro speriamo di avere modo di avervi in trasmissione anche prossimamente perché vorremmo approfondire magari. Ancora ulteriormente possiamo lasciare queste bellissime, anche se a malincuore, queste bellissime immagini che raccontano di questo evento e andiamo a presentare l'ultimo evento di quelli che abbiamo in programma questa sera che è più lontano il 15 di ottobre, ma è di grande tradizione e poi attenzione perché qui siamo in una sorta di... Eh, quasi numero chiuso perché il grande successo dell'eco maratona del Chianti a Castelnuovo Belardinga è sempre è maggiore. Mauro Clerichetti è qui con noi, Clarichetti è qui con noi e quindi eh, ci dà eh, le ultimissime eh, percorsi ma anche promozioni per le iscrizioni che in questi giorni stanno per chiudersi, ci sono delle, dei cancelli, se non sbaglio, per aderire. Sì, buonasera a tutti. Eh, sì, sono, sono venuto dopo l'Ecomaratona a presentare, a fare il resoconto e adesso siamo già lanciati già da parecchi mesi nella prossima. Le novità che appunto mi chiedevi sui percorsi. Allora, la novità è che, visto il successo enorme che ha avuto la partenza da Brolio eh, lo scorso anno, che appunto state vedendo le immagini, sia da parte del barone Ricasoli, che è il proprietario appunto del castello, che eh, da parte appunto degli atleti che sono venuti, insomma, ci siamo convinti che è il caso di ripetere la partenza da Broglio. Quindi, eh. la novità è che la partenza da Broglio, che doveva essere eccezionale un anno solo, riusciamo, proprio perché c'è questo interessamento, insomma, la ripetiamo. La 21 a questo punto rimane da, da Castelnuovo, quindi rimane un percorso più facile rispetto agli anni precedenti, con un'altimetria più dolce. La 14 rimane invece sempre a San Gusmed, rimane sempre la stessa. Quindi la novità vera è che i percorsi dello scorso anno rimangono immutati. Quindi confermati i percorsi che quindi il successo lo avevano avuto ed è anche una fortuna in questo senso. Sì, la novità appunto è questa. Mentre invece per quello che riguarda i gruppi, eh, visto anche eh, l'interesse che molti gruppi che vengono ormai tornano, hanno piacere appunto di ripresentarsi, eccetera, stiamo cercando appunto di andare incontro anche i gruppi e eh, abbiamo deciso, anche questa è una cosa che non abbiamo mai fatto, di fare una promozione in termini anche economici per i gruppi che vengono. Quindi se ci sono delle società sportive che stanno programmando diciamo, la stagione eh, che viene, eh, valutare, guardando nel nostro sito, le promozioni e quelle che sono appunto le condizioni favorevoli che facciamo per i gruppi numerosi, facciano magari una valutazione. Perché questo? Perché riteniamo che i gruppi... Eh, venendo da noi possano trovare un weekend, un venerdì, sabato, domenica, che può diciamo, soddisfare un po' tutti. Vi ricordo che ormai siamo arrivati a sette manifestazioni, ne abbiamo quattro agonistiche e tre non agonistiche. Questo fa sì anche che quando si viene in compagnia con le mogli, amici, parenti o quelli che sono i figli, si possa fare anche il sabato, anche chi fa la gara la domenica ad esempio il passeggiando per cantina ad esempio e la domenica magari chi eh, aspetta o il marito o la moglie secondo di chi corre può fare la passeggiata in paese quindi fare in modo anche con questi sette eventi che chiunque venga a Castelnuovo possa comunque essere partecipe dell'evento non solamente spettatore perché spesso eh, a me è capitato spesso di andare con i familiari io facevo la gara ero contento e felice chi aspettava non sempre eh certo. andava via con lo stesso gusto, Poi quindi Bunguio, diciamo che, dice, ma come te, ti diverti, diciamo che no. questa scelta di fare molte manifestazioni non nasce solo dal fatto diciamo, di, eh, di arricchire il, il programma, tanto per arricchire il programma, è fare in modo che chiunque venga a Castelnuovo sia attraverso le manifestazioni sia anche l'Expo che abbiamo in piazza che ormai eh, i produttori o anche gli sponsor fanno un po' a gara a venire, fa sì che comunque ci sia una festa anche per chi aspetta, ma anche ci sia modo di partecipare. Quindi queste sono le varie iniziative, qui vediamo ecco, nel volantino un po' riassunte i vari percorsi, questi sono gli sconti per i gruppi, come dicevamo, e quindi stiamo un po' presentando tutte le novità che, di cui stiamo parlando anche con, con la grafica. Eh, le caratteristiche di, questa, di questo territorio, vabbè, il percorso, è, insomma, la, la, la zona non ha bisogno di presentazioni, tantissimi gli stranieri che ogni anno arrivano. Sì, l'altro anno abbiamo fatto nel 2016 una forte promozione all'estero, siamo stati nel in maratone New York, Tokyo. E, Berlino, e quindi siamo andati molto all'estero lo scorso anno e questo ha fatto sì che anche i numeri siano cresciuti tanto perché siamo arrivati oltre 500 stranieri, quindi una percentuale un altissima totale, di ecco, stranieri di, di, di 2300, 2700 agonisti e 5000 partecipanti. Quindi, insomma, sì. avere un 500 stranieri ha fatto sì che, che l'impegno. Sviluppato in tutto l'anno ha dato dei grossi risultati perché eh, spesso si pensa basta scrivere chianti e gli stranieri vengono. No, non è così semplice. Cioè, eh, non siamo alla maratona di Firenze, e queste gare che sono in territori molto belli. Riuscire a far venire gli stranieri spesso uno fa degli sforzi, ma i risultati non ci sono. Cioè perché è vero che lo straniero è molto sensibile a questo tipo di territorio, però è anche però, vero che deve capire dove. Mentre Firenze si sa che è Firenze. Ecco, cioè una un maratona buon di Firenze va. Eh, quando facciamo manifestazioni in territori, comunque bene o male, anche se interessanti, ma diciamo che non hanno una garanzia come la maratona di Firenze, la maratona di Roma o comunque le maratone. Diciamo ormai nel panorama internazionale, riuscire a bucare all'estero è molto complicato e spesso si investono soldi e non si ottengono risultati. Diciamo che dopo anni di lavoro abbiamo comunque ottenuto quello che pensavamo di poter riuscire ad avere. Diciamo anche claro. perché gli stranieri che vengono da noi, devo dire, rimangono ancora più sorpresi degli italiani perché non si immaginano di poter trovare anche un'accoglienza eh. e una possibilità di partecipare agli eventi in questo modo eh, rimango veramente contentissimi. Quindi c'è anche prima accennavamo appunto oh, col sindaco di Bagnarripoli, c'è comunque un lavoro in questi casi di grande pianificazione insieme all'amministrazione comunale, al... sì, certo, amministrazione del ovvio territorio. Che per riuscire ad arrivare a fare questo tipo di lavoro all'estero bisogna comunque coordinarsi con. Eh, con il comune di Castelnuovo che ci dà una grossa mano anche per fare questo, con gli sponsor perché non è che si può andare all'estero facilmente, diciamo, ci si vogliono grossi investimenti. Però questo ormai diciamo fa parte un po' di quello che sono le nostre scelte, noi ogni anno miriamo anche a fare qualcosa in particolare. E l'altro anno abbiamo scelto appunto di investire molto all'estero. E questo investimento di solito dà dei risultati che poi durano per qualche anno, perché non è detto che andando all'estero nel 2016 uno raccoglie subito, spesso certo. uno raccoglie a distanza di tempo. E anche i contatti che abbiamo creato con, con molte società straniere, questo fanno sì che poi uno possa poi anche permettersi di avere una resa anche negli anni a seguire. Ecco. quindi poi le immagini danno anche dimostrazione che per chi viene, insomma ci sia anche modo di poter partecipare a un qualcosa di, di particolare ecco. allora 42 km 21 km 14 km diciamo a chi eh, si attagliano queste distanze ma allora eh, come dicevo anche l'altra volta la maratonina di quest'anno è stata fatta anche molto più facile come dislivello va solo 400 metri di dislivello e proprio oggi pomeriggio ero con Fulvio Massini, che è un po' il nostro consulente sui percorsi, e mi diceva assolutamente di non cambiarla, perché un taglio ideale. La maratonina per chi, ad esempio, prepara Firenze, perché sono 21 km di un percorso relativamente facile, 400 metri, non è un'altimetria impegnativa e con un fondo anche molto eh, regolare, quindi non richiede delle capacità tecniche. La 14 come c'è scritto anche nel sito, è un percorso che diciamo per chi è abituato a correre un'ora, un'ora e un quarto, un'ora e venti, è più che sufficiente per farla, quindi diciamo che per il podista della domenica la 14 viene facilissima da fare, non ci sono problemi. La maratona è un percorso di 900 metri di dislivello, un migliaio, chiaro che è impegnativa perché... Non è un percorso di pianura, quindi, come dico sempre, per chi fa la maratona in tre ore venire da noi vuol dire fare almeno 40 minuti di più. Però è anche vero che uno non ha quello stress dei chilometri che c'è quando uno partecipa a una maratona su strada dove uno dice devo andare a 4.30 ecco. e devo andare a 4.30. Sì, un pochino di più forse da profano a sensazioni. Cioè, da noi come dico sempre il cronometro è relativo perché mh, è inutile guardare il ritmo, uno deve andare a sensazione e a piacere. Esatto. Poi la fatica è ovvio che c'è perché comunque muscolarmente impegnativa, sono percorsi impegnativi, però non essendo percorsi difficili, come dico sempre, l'eco-maratona... Eh, anche per chi organizza l'ecomaratona, non deve essere un nome a caso, deve essere una maratona che al posto di farla su strada si fa in ambiente naturale, con le stesse caratteristiche che trovate nelle maratone su strada. Quindi ci devono essere non 4 ristori su 42 km, ma ci devono essere i ristori adeguati perché uno possa fare la gara in assistenza. Certo. Il percorso deve essere anche relativamente facile come difficoltà, perché se è un percorso impegnativo, non chiamatelo come maratona, chiamatelo trail, perché se no si confonde anche la gente. Esatto. L'assistenza deve essere completa. Se uno si vuole ritirare non deve poi fare 10 km per ritirarsi. A ogni ristoro ci deve essere un servizio, un servizio scopo a scopa. Eh. Okay. Per cui se vogliamo chiamarle come maratona. Deve essere un qualcosa che assomiglia al mondo dell'ecomaratona su strada e fa sì che chi dalla strada vuole passare a corso in natura affronta l'ecomaratona. Poi se vuole avere qualcosa di più grintoso, più impegnativo, passa il trail ed è giusto che sia così, ma non si può pensare di confondere chi viene, perché poi se diamo eh, un'assistenza e un servizio che non è completo, chi è dalla strada viene a provare a fare determinate gare in natura ma non trova diciamo un supporto che si immagina ritorna a fare le gare su strada sì. quindi dobbiamo fare le cose diciamo seguendo una logica ok questo è tutto molto bello ci ha fatto piacere anche stasera essere qui a dare un po' eh, qualche, qualche connotazione qualche regola perché giustamente poi parliamo di tante cose ma eh, è bene sempre distinguere tra le varie sfumature tra le varie specialità quindi bellissima questa Uh, questo intervento che ci ha dato modo di chiarire alcune cose. Allora andiamo intanto, forse è già passato il cosiddetto baco, per capire dove saremo con le nostre telecamere prossimamente. Il 29 di gennaio, domenica, Vinci, la 31esima maratonina città di Vinci, competitiva ovviamente di eh, 14,5 km, non competitiva di 4,5 km, 9,15 si parte, da Piazza della Libertà eh, le iscrizioni per eh, questa gara. Atletica Vinci: eh, trovate tutto naturalmente sulla rivista. Randers e Benessere, ma vedete anche in sovraimpressione i vari eh, passaggi. Poi il 5 di febbraio, trofeo Oltrarno, 31esima edizione, una classica competitiva di 14 km e non competitiva di 8,4. 9,30. Si parte dal circolarci in viale Giannotti 13 a Firenze. Abbiamo già detto domenica 12 febbraio il Cross Country Parco delle Cascine di cui abbiamo parlato in precedenza con Giampaolo Mugnaini. E poi più avanti Brunello Crossing Trail, in questo caso di 42 km e eh, con percorso di 22, anche la non competitiva di 12 km. Eh, qui siamo alla fortezza di Montalcino, ne avremo modo di parlare. Questo appunto avviene il 12 di febbraio. Così come il trentesimo trofeo a. SM la competitiva su Prato, su strada, di 16 km, con non competitiva di 8 e 4 km. Allora, siamo in conclusione della nostra trasmissione, è stata una puntata molto ricca e variegata, con gare che sono avvenute, che abbiamo, di cui abbiamo raccontato e visto il trofeo Martiri-Valibona, ma abbiamo parlato anche di quello che avverrà, quindi un'occasione Sempre importante per stare con noi con le nostre telecamere, qui eh, il giovedì in diretta sono le 23.18 in questo momento. Vorrei una conclusione con eh, ognuno dei presenti, ma proprio un uh, saluto, un appello per dire il vostro appuntamento, visto che abbiamo un paio di minuti ancora da sfruttare. Maria Grazia Nardini. Ora allora, eh, sollecito le persone a iscriversi alla nostra gara, che Sentendo anche e eh, eh, confrontandomi con l'eco del Chianti, che è tutta un'altra cosa, perché ormai è già. però ho capito tante cose. Anche noi facciamo i, le, come si dice di storie ogni 5 chilometri, insomma, accudiamo. Però tutto secondo e, le regole? Tutto secondo le regole. Per cui spero che che molta gente si iscriva alla gara, alle nostre gare perché sono comunque tre e il sabato c'è la camminata eh, per andare a una fattoria sopra Grassina da dove parte la corsa per chi accompagna i corridori i podisti. Vabbè, avremo modo di riparlarne ancora. Assessore Porcu, volevamo aggiungere qualcos'altro che abbiamo detto in precedenza sull'impiantistica a Campi Bisenzio? Beh, diciamo dobbiamo votare di tutto il sacco stasera. Velocissimi eh, però. Velocissimi, no, ricordo anche che poi sono stati fatti tanti interventi e alcune cose sono dimenticate che è, non avendo... Abbiamo un nuovo impianto dal rugby con ecco, 500 posti quello. al coperto, è stato inaugurato con la partita della nazionale di Rugby League contro il Bara, che questo è un altro punto importante, ci siamo posti per dare visibilità. Poi ci sarà la Color Vipe il primo di maggio. Okay. Siamo stati vicinissimi a prendere la Color l'anno passato però poi è stata concessa a Firenze Però già quest'anno il fatto che la Color Runner sicuramente verrà fatta a Viareggio Sarà l'unica, diciamo, gara, fra virgolette, importante in zona di, di, di questo tipo Gian Paolo Mugnaini, una propria telegraficamente, 10 secondi Io aspetto tutti i Runner 6-12 febbraio alle Cascine per correre 9,5 km e mezzo un po' diversi dalle solite gare e per gustarsi il ristoro finale offerto dalla pasticceria Silvani Valentino. Mauro l'appuntamento allora per l'Eco Maratona, la data? La data, il 14-15 ottobre a Castelnuovo per, per venire e conoscere i chianti per chi non lo conosce è un modo anche per acquistare i prodotti tipici del territorio. Noi ci vediamo giovedì prossimo con Stefano Giovannetti in conduzione, non perdete le repliche, canale 194 sabato e domenica alle ore 11, poi www.runners.it per rivedere, postare, scaricare e mettere sui social la puntata. Ciao a tutti, buona corsa, buoni allenamenti!